Immaginate se un cineoperatore avesse potuto filmare Brunelleschi mentre costruiva la cupola del Duomo di Firenze, o Gutenberg mentre stampava i primi libri, oppure i fratelli Montgolfier mentre realizzavano il primo pallone ad aria calda. Beh, sarebbero filmati preziosi da conservare con ogni cura. Ebbene, oggi in un certo senso esistono negli archivi dei filmati quasi completamente trascurati, ma che rappresentano davvero una documentazione irripetibile della nascita della civiltà industriale. Sono quei cortometraggi, che le imprese avevano realizzato nel corso dell'ultimo secolo per far conoscere l'attività delle loro fabbriche, delle loro aziende. Documentari che a distanza di tempo hanno perso il loro carattere promozionale, per diventare veri e propri documenti storici che permettono agli studiosi di oggi, ma soprattutto di domani, di osservare in diretta, per così dire, un'epoca, un mondo in gran parte scomparso, che ha lasciato queste testimonianze incise sulla pellicola. Ce ne parlano Lorenzo Pinna e Cristina Scardovi. Possiamo considerarlo un cinema minore, ma non per questo meno importante. Tutte quelle pellicole girate da almeno un secolo a questa parte per documentare il lavoro di uomini e imprese, specialmente di quelle più grandi e di successo. Un gigantesco patrimonio di immagini e di suoni, forse non così emozionanti come i film con i grandi attori, ma che possono rievocare epoche e personaggi ormai dimenticati e che fanno parte della nostra storia. Prendete una decisione lampo, dice la donna del 2000. A Ivrea è sorto di recente un archivio, una succursale della Cineteca Nazionale, per raccogliere questa sterminata produzione di documentari industriali. L'archivio di cinema d'impresa nasce nel 2006 con una convenzione tra il centro sperimentale, la regione Piemonte, la Telecom e il comune di Ivrea. Sembra una cosa noiosa il cinema d'impresa, in realtà il nostro archivio conserva film di Olmi, Blasetti, Fellini, Michalkov e tutti gli altri cineasti che hanno lavorato nel corso di tutto il secolo passato per la grande industria in Italia. L'archivio del cinema industriale è alloggiato in questi edifici, un ex asilo costruito a Ivrea al tempo di Adriano Olivetti. E qui nei sotterranei, in sale climatizzate, sono conservate le oltre 30.000 bobine che raccontano i momenti più importanti della storia industriale italiana. In realtà in Italia vi sono anche archivi di immagini industriali, come quello dell'ENI, dell'Ansaldo, ma a Ivrea le raccolte provengono da un numero maggiore di imprese. Le vecchie moviole per la pellicola, strumenti da museo, sulle quali fra l'altro abbiamo montato le prime edizioni di Quark negli anni Ottanta. Come macchine del tempo, le vecchie moviole ci riportano indietro, quasi esattamente di un secolo. Queste sono le prime officine della Fiat in Corso Dante a Torino. Qui la fabbrica italiana Auto Torino mosse i primi passi a partire dal 1899. Ma queste immagini sono del 1911, quando le auto che uscivano dalle officine erano diverse centinaia, di almeno 4 o 5 modelli, destinate ovviamente a una clientela ricca, sportiva e amante del rischio. Ed ecco l'uscita dalla fabbrica, a fine turno, con un operaio in primo piano che sventola una copia della stampa. Decifrando i titoli e la foto in prima pagina, l'archivista è riuscita a risalire al giorno delle riprese. Abbiamo ingrandito il fotogramma dove compare l'uomo che tiene tra le mani il quotidiano. Essendo la pellicola infiammabile, l'abbiamo fotografata attraverso una lente e successivamente col computer ingrandita e isolato il particolare con la stampa tra le mani. Siamo risaliti così alla copia originale e possiamo dire appunto con certezza che il documentario è stato girato il 6 luglio 1911. In quest'altra moviola ci spostiamo invece in un altro settore industriale, la chimica. L'impresa è la Montecatini, un nome che forse ai più giovani non dirà molto, ma che è stata una delle più grandi aziende chimiche italiane. Questi minatori stanno scendendo nella miniera di zolfo di Cabernardi, nelle Marche. L'Italia nel 1925 era fra i maggiori produttori al mondo di zolfo. La miniera arrivava fino a 500 metri di profondità e per estrarre il minerale dalla roccia si faceva uso della dinamite. I due operai stanno scavando il cunicolo dove verrà sistemato il candelotto.
Dinamite che sempre la Montecatini preparava e filmava, riprendendo queste operaie mentre la confezionavano, arrotolando manualmente il salsicciotto di esplosivo. Le rocce ricche di zolfo venivano portate in superficie su vagoncini trainati da muli e poi inviate alla raffinazione. Solo dopo il 1930 i muli saranno sostituiti da piccoli locomotori. Gli anni sono passati e, tornando alla moviola della Fiat, troviamo che l'archivista ci ha preparato un altro spezzone. Protagonista è un nuovo stabilimento, il Lingotto. La fabbrica verticale, tanto amata dagli architetti che ci vedono un capolavoro della modernità, quanto sordamente osteggiata dagli ingegneri che devono ogni giorno spostare da un piano all'altro macchinari e materiali pesantissimi. Siamo negli anni 30 e questa giovane coppia, nella quale gli storici del cinema riconoscono la famosa attrice dell'epoca Isa Pola, si vuole comprare un'auto. Ma non la compra soltanto, ne segue anche tutte le fasi di costruzione, dal montaggio dello chassis e delle sospensioni alla carrozzeria, dal motore alle ruote al volante. Non solo, nella fabbrica verticale la pista di collaudo era sul tetto ed è addirittura la donna, un messaggio abbastanza audace per l'epoca, che si mette alla guida e prova l'auto con il marito o fidanzato sul sedile accanto. È la famosa Fiat 522, un'auto tra le più popolari di quelle di inizi 1900, ma sempre dedicata a un'elite molto agiata e ristretta. Ne vennero costruiti circa 50.000 esemplari. Siamo arrivati nel dopoguerra e in questa moviola sono partite le immagini di un'impresa ferroviaria. Siamo alle Officine Meccaniche Breda nel 1952. I lavori su questo progetto sono avvolti nel segreto più completo. Si sta allestendo un treno supermoderno, una specie di scommessa sul futuro di un'Italia che è appena uscita dal dramma della guerra. È Sette Bello, l'elettrotreno rapido 300, un convoglio di 7 vetture super lussuose, arredate da maestri del design italiano come Gio Ponti, capace di raggiungere i 200 km orari e di coprire la distanza Roma-Milano, ovviamente senza tratti ad alta velocità, in sole 5 ore e 45 minuti. Nelle vetture di testa un salottino permetteva una visione panoramica, mentre i macchinisti erano alloggiati in una cabina posta in alto e che formava una speciale cupola trasparente sul tetto. Rimase per 30 anni il simbolo e l'orgoglio delle ferrovie italiane. Dalle pellicole dell'Innocenti, un'impresa ormai da tempo fuori dalla scena industriale, riemerge uno scooter, simbolo insieme alla Vespa della prima motorizzazione di massa, la leggendaria Lambretta. Con cura meticolosa in questo filmato vengono documentate tutte le fasi della costruzione, dal motore al telaio, alla carrozzeria, ai collaudi su strada, fino all'uscita degli operai dalla fabbrica a fine turno, tutti in Lambretta naturalmente. Dalle bobine del Cine Fiat riemergono altre storie industriali. Questo è il G91, un caccia leggero costruito dall'azienda torinese negli anni 50. L'Italia vinse la gara internazionale per questo velivolo militare indetta dalla NATO. Era un aereo che doveva atterrare dovunque, anche su una pista erbosa molto corta. Eccola! 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 E questa è la presentazione della 500 nel 1957. Un'auto destinata a rimanere un simbolo del boom economico nazionale e della storia d'amore degli italiani con l'automobile. Anche la grande chimica della Montecatini raggiunge in questi anni straordinari successi. Giulio Natta mette a punto una materia plastica dal nome impossibile, polipropilene isotattico, ma dal successo industriale sorprendente con il marchio di Moplen. Giulio Natta riceverà il premio Nobel per la chimica per questa invenzione. Questo bicchiere è di Moplen. E moltissimi articoli casalinghi, oggetti pratici, comodi, belli, leggeri, infrangibili, brillanti e resistenti all'acqua bollente. Ma forse la storia più interessante e meno nota è quest'altra. La ditta è l'Olivetti, gli anni il 1965. La macchina si chiama Programma 101. È in pratica un personal computer ante litteram, in anticipo di quasi 15 anni sui Macintosh della Apple. Era programmabile, con sistemi per inserire i dati, per stampare i risultati, con memorie fisse e rimovibili. Insomma, in modo embrionale, l'architettura del personal computer negli anni 60.
Gli elaboratori elettronici condizioneranno nei prossimi anni la vita sociale, economica e politica. È una realtà che può essere subita in modo passivo da spettatori o da vittime, ma è anche possibile prepararsi a protagonisti. Purtroppo quelle parole si sono rivelate troppo ottimiste. Pochi capirono la genialità della scoperta e del suo autore, Pier Giorgio Perotto, e i guai finanziari dell'Olivetti posero fine a questa straordinaria avventura. Alla fine di questo viaggio nel documentario industriale raccolto nell'archivio di Ivrea rimane un interrogativo. Come l'Italia sia riuscita a lasciar scomparire settori industriali ad alta tecnologia nei quali eccelleva e abbia mancato le occasioni per inserirsi in quelli dove aveva le risorse e le conoscenze per avere successo. Un'impresa non da poco, e sembra lecito chiedersi come sia stato possibile.